con coach Claudio Carretti, e l'accetto un cavezzo che ha appena conquistato il trofeo Andonovan contro il San Lazzaro in questo amichevole precampionato. Che partita è stata, Claudio? È stata una partita di precampionato, due squadre ferme sulle gambe. E la partita però era importante, primo perché è un avversario importante. Bologna è una squadra secondo me attrezzata per andare a giocarsi una promozione in A2, e per noi era importante per vedere un po' se quelle idee sulle quali stiamo cominciando a costruire la squadra, insomma, poteva essere il banco di prova per verificare quelle idee. Devo dire che con alti e con bassi siamo secondo me riusciti a portare a casa una buona partita, ma non per il risultato, ma per i contenuti che abbiamo verificato. A che punto trovi la tua squadra sia in questo momento del precampionato, quando mancano 3 settimane all'inizio del torneo? Siamo alla seconda settimana di preparazione. Siamo un cantiere apertissimo, un cantiere dove si lavora molto bene, con intensità, con disponibilità. Abbiamo secondo me tutto quello che serve per fare un campionato importante e per provare ad alzare il nostro livello. Con Chiara Bassoli dell'Aceto un Cavezzo alla fine della partita con San Lazzaro, che partita è stata per te questa, Chiara? È stata una bella partita, sicuramente difficile, soprattutto perché sono una delle under, quindi è più difficile giocare con loro dato che il ritmo è molto più alto. Come ti stai trovando da più piccola del gruppo in questo campionato che per te è nuovo? Mi sto trovando molto bene, soprattutto perché le mie compagne di squadra mi stanno aiutando sia dentro che fuori il campo.